La puntata odierna di Uomini e Donne si apre con un acceso confronto tra Federica e Alfonso. Maria De Filippi, conduttrice del programma, sottolinea che non ci sono più i presupposti per una relazione duratura tra i due. Federica appare sempre più distante, mentre Alfonso continua a sperare in un ritorno. Tina Cipollari, opinionista del programma, suggerisce che Federica abbia spiazzato Alfonso durante il falò di confronto, dove sembrava decisa a proseguire la loro storia. Tuttavia, Maria cerca di far riflettere Alfonso, evidenziando che Federica non è tornata a vivere con lui non per i problemi passati, ma perché non lo ama più. Nel corso della puntata emerge che Federica sta frequentando l'ex tentatore Stefano, il che complica ulteriormente la situazione. Maria fa notare che Federica ha chiuso con Alfonso senza fornire spiegazioni adeguate, lasciandolo in uno stato di illusione. Quando Alfonso accusa Federica di superficialità, Maria interviene per difenderla, sottolineando l'importanza di rispettare i sentimenti altrui. Nel frattempo, Anna e Alfred sono ancora presenti in studio, con Anna che scoppia in lacrime per la difficoltà di lasciare andare il fidanzato, nonostante sappia che sia la scelta giusta. Un altro momento clou della puntata è il confronto tra Mirko e Giulia. Durante il loro ingresso, Maria nota che Alfonso sta piangendo, il che suscita preoccupazione tra i presenti. Giulia sorprende tutti, mostrando serenità nel vedere Mirko felice con Alessia, l'ex tentatrice. Tuttavia, Mirko sembra sospettoso riguardo alla serenità di Giulia, ipotizzando che anche lei possa aver voltato pagina. Alla fine, Giulia ammette di stare frequentando un altro ragazzo, il che provoca una reazione nervosa in Mirko. Maria De Filippi interviene per chiarire che Mirko ha pianto molto dopo la rottura, mentre Giulia cerca di mantenere la calma, segnalando che Mirko ha passato la notte con Alessia. Infine, la conduttrice si concentra su Anna, che continua a piangere mentre Alfred rimane in silenzio. Maria cerca di far ragionare Anna, ricordandole che non può essere la madre o la sorella di Alfred, ma solo la sua fidanzata. La conduttrice sottolinea che Alfred deve prendersi le sue responsabilità e che Anna non deve preoccuparsi per lui. Questo scambio di emozioni e tensioni rende la puntata di oggi di Uomini e Donne particolarmente intensa.